Due eventi di grande rilevanza mondiale ci inducono a dire la nostra sulla contemporaneità. La prima è la elezione di questo Papa, di questo stranissimo Papa. La seconda è la scelta degli esponenti del Movimento 5 Stelle di sedersi nei piani alti del Parlamento, Camera e Senato. È una scelta di carattere altamente rivoluzionario e simbolico che non lascia dubbi sulle intenzioni di queste persone. Per poter esprimere una interpretazione corretta della faccenda, ci dilungheremo su alcuni punti, specificando che si tratta di ciò che noi riteniamo, la nostra opinione, essendo tra l'altra la nostra una opinione che è chiaramente di stampo giacobino, perché noi, e non siamo i soli, e non siamo stati soli nel XX secolo, ci definiamo concettualmente giacobini, perché riteniamo la politica essere il punto essenziale della modalità comportamentale dell'uomo. In quanto tali, noi riteniamo rivoluzionaria la scelta di salire alla montagna, la montagna che rappresentò appunto i Montagnards della rivoluzione francese, di cui leggeremo alcuni punti storici e che ci inducono a pensare che la situazione italiana, a meno che un intervento armato della NATO, perché qui ci troviamo in una situazione in cui ci potrebbe essere l'intervento armato della NATO, ben inteso con la benedizione papale a questo punto, così come la benedizione Bergoglio la dava all'amministrazione argentina all'epoca in cui vigeva il terrore poliziesco e militare instaurato per conto degli Stati Uniti d'America dalla cosiddetta giunta militare. Giunta militare poi destinata a fallire miseramente al momento opportuno. Allora, partiamo da questo presupposto. Diciamo che la scelta rivoluzionaria è quella di identificarsi con la montagna. Ripetiamo, la montagna, i Montagnards, rappresentavano le forze rivoluzionarie, suddivise a loro volta in moderati, più o meno moderati, i cordiglieri ad esempio, cioè i dantonisti erano mediamente moderati, e poi c'erano i cosiddetti estremisti, che erano i robespierriani, che erano appunto i giacobini, dove l'identificazione della politica con lo spirito rivoluzionario era altissima. E allora partiamo dalla elezione di questo Papa. Diciamo subito che questo Papa avrebbe dovuto essere eletto in precedenza, come hanno affermato tranquillamente, con molta tranquillità, i media. E ciò ci ha fatto riflettere. Perché ci ha fatto riflettere? Perché ci ha fatto pensare che, siccome doveva essere eletto prima, l'elezione di Ratzinger è stato un colpo di mano attuato da alcune componenti, presumibilmente della curia, in ogni caso del conclave, che pur di non far eleggere questo personaggio hanno eletto la persona più disponibile in quel momento, che era appunto Ratzinger, essendo stato il consigliere del Papa precedentemente, che aveva in precedenza esercitato la funzione papale, essendo a conoscenza di tante cose, essendo un teorico
un teologo di vaglio, essendo molto conosciuto per le sue posizioni. È chiaro che il papato di Benedetto XVI è stato molto travagliato, perché questo papa ha dovuto affrontare problemi molto gravi, tra cui anche quello dei preti pedofili, probabilmente montato, un'operazione montata, anche se noi sappiamo perfettamente che quella della pedofilia dei preti è una verità. Se possiamo fare un esempio, ricordiamo che l'attacco che fu portato contro Berlusconi, il quale fu attaccato pesantemente dalle cosiddette sinistre, ovvero sia dai servi dei media controllati dagli ebrei, cioè Repubblica, Corriere della Sera e Stampa, questo attacco che si basava sul fatto che costui si trastullava con delle giovincelle, questo attacco fu portato in maniera eclatante, senza un attimo di respiro, da una congiura che vedeva appunto i media, soprattutto le televisioni controllate, come ho detto prima, da coloro che controllano oggi e continuano a controllare oggi quotidiani come Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa. E dopo che Berlusconi aveva fatto degli accordi sia con la Russia e sia con Gheddafi, con la Libia di Gheddafi, accordi a cui Berlusconi stesso aveva dato visivamente la massima risonanza, tanto che ricordiamo, qualcuno lo ricorderà, dell'incontro che è avvenuto in Sardegna, in una zona che per gli statunitensi invece rappresentava un'area di controllo militare assoluto. E questa è stata la vera ragione per cui Berlusconi è stato attaccato per le sue frequentazioni femminili e Benedetto XVI è stato attaccato perché alcuni dei suoi preti trafficavano coi fanciulli, ma è una pratica che noi abbiamo condannato, continuiamo a condannare in maniera molto forte. Per noi è il peccato essenziale. Sta di fatto però che tutta questa tematica è stata sollevata da loro signori e non a caso negli Stati Uniti, ad opera soprattutto di forze giudaico-protestantiche. Questa è la ragione principale che ci spiega perché Papa Benedetto XVI abbia deciso di tirarsi in disparte. Noi avevamo in una delle nostre chiacchierate ipotizzato che si è tirato in disparte per non finire lungo, disteso, orizzontale, e questa è un'ipotesi che continuiamo a dirla. Lui ha tenuto duro finché ha potuto e poi ha dato le dimissioni. Le dimissioni sono rarissime nell'ambito della Chiesa e i commenti li potremo trovare su tutta la stampa. Si ricorda sempre un caso particolare di colui che fece il gran rifiuto, ma colui che fece il gran rifiuto anche lui dovette rifiutare non perché non se la sentiva, ma semplicemente perché aveva talmente tante forze avverse che lui non avrebbe mai potuto realizzare quello che voleva veramente. Questa situazione ci permette anche di fare un'altra supposizione, e siamo autorizzati a farla, perché il ricordo della strana morte di Papa Luciani e il fatto che questa strana morte ha anticipato l'avvento di un papa, che cioè di Wojtyla, che probabilmente era già stato programmato come papa che avrebbe dovuto fare alcune cose, non siamo qui il momento di dire queste cose perché dobbiamo dirne delle altre. E allora queste due stranissime coincidenze ci fanno ulteriormente dubitare del ruolo e della funzione, diciamo così, salvifica dell'attuale papa, ancorché papa gesuita, anzi a maggior ragione papa gesuita, che prende il nome di Francesco, cui avevamo già in precedenza fatto alcuni commenti. Detto ciò, facciamo alcune premesse.
E per fare queste premesse ci avvaliamo di un articolo del noto commentatore Beppe Severgnini. Beppe Severgnini su 7 del 5 ottobre 2012 fa una considerazione molto interessante, rispondendo a uno che gli scriveva: il fenomeno è ben visibile, basta volerlo vedere. Le chiese la domenica sono un raduno di capelli grigi e occhiali da vista. So che per molti cattolici la fuga dei ragazzi è un dolore, anche per i vertici della chiesa, sospetto. Ma il dispiacere non basta, occorre cambiare. Ricorda Carlo Maria Martini nell'ultima intervista: dobbiamo chiederci se la gente ascolta ancora i consigli della Chiesa in materia sessuale. Ma i consigli della Chiesa non sono solo quelli in materia sessuale. Prima di tutti c'è la credenza, c'è la fede. C'è la fede nel mito cristiano, nel mito di Cristo. Ora, l'aumentata cultura dei giovani, perché è vero che sono ignoranti, è vero che le scuole sono programmate per fare degli ignoranti, ma è altrettanto vero che nelle scuole italiane scorrono moltissime nozioni alle quali i giovani non possono sottrarsi, anche perché poi soprattutto i giovani acculturati, quelli che hanno appena superato la pubertà e che si avviano verso l'università, controllano perfettamente i media alternativi, cioè internet. E da internet arrivano tutte le possibili informazioni. Aggiungo, e qui è una considerazione estremamente interessante di Beppe Severgnini: la Chiesa oggi non scalda i cuori. Benedetto XVI è un teologo. La scenografia dei Papa Boys ha illuso qualcuno. Ma quei ragazzi, sinceri, non discuto, sono attirati dal calore del gruppo, non rappresentano un campione del mondo giovanile. È la strategia di comunione e liberazione, chiudersi e rassicurare, non aprirsi e osare. I ragazzi sono attirati dalla generosità, non dal calcolo. Ma non è soltanto il calcolo, come dicevo, è il mito cristiano che non risponde più alle esigenze dei giovani di oggi, e come avevo detto prima, sono talmente acculturati per capire che il mito cristiano è assolutamente un mito e non potrebbe essere altro. Aggiunge, rispondendo ad un'altra lettera, sempre Severgnini: e questa Europa ormai multietnica, non è un vantaggio insegnare le religioni per capire e accettare chi vive accanto a noi? Questa è la domanda. Beppe Severgnini risponde: lei è troppo ragionevole. La discussione religiosa moderna prevede animosità, gentile amico. E questo è il punto. L'insegnamento è per forza più ampio. I giovani vengono a contatto con altre religioni. Nelle scuole si insegnano le altre religioni assieme alla religione cristiana, ed è perfettamente giusto. E a quel punto i giovani capiscono che le differenze tra il cristianesimo e le altre religioni sono minimali, per cui è evidente che la mitopoiesi delle religioni è la stessa. Capiscono perfettamente che Cristo equivale a Mitra, equivale a Buddha, ci sono piccole varianti legate anche al carattere dei vari popoli. Quindi equivale a Maometto, poi noi sappiamo perfettamente che l'islamismo è una trasformazione del cristianesimo monofisita, quindi insomma queste cose si sanno. E quindi il problema dell'impatto del cristianesimo, del collante cristiano, della comune religiosità, indipendentemente dalla sceneggiata, perché abbiamo visto in piazza San Pietro, una piazza San Pietro completamente piena, quella sera in cui è apparso il nuovo Papa, era piena, ma quante persone erano lì perché credenti e soprattutto
con la fede che questo Papa sia stato nominato dallo Spirito Santo e non invece turisti che erano venuti appositamente per assistere allo spettacolo. Noi diciamo tranquillamente che questi turisti erano la maggioranza. Lo spettacolo è sempre abbastanza interessante, no? Ma torniamo a noi. Intanto la prima considerazione è appunto questa. La seconda considerazione che ci induce a pensare che questo Papa sia stato spinto da certe forze che noi consideriamo assolutamente nemiche, nemiche degli europei e nemiche dei popoli, è anche il fatto che dietro c'è una storia. La storia di questo Papa è piuttosto ambivalente perché ci si chiede che cosa facesse questo Papa durante la dittatura, la feroce dittatura militare in Argentina. E allora, per concludere su questo fatto, leggiamo la fine di un ottimo articolo della giornalista Alessia Lai su Rinascita, pubblicata venerdì 15 marzo. Non poteva non sapere. Non poteva essere all'oscuro del destino dei desaparecidos. Con ogni probabilità tenne un ruolo di equilibrio nel tentativo di tutelare maggiormente gli esponenti delle correnti politico-religiose più vicine alla sua, che non ci stupisce affatto. Peronista con un ruolo di spicco nel gruppo della Guardia di Ferro, formata da giovani peronisti cattolici che facevano militanza di base. Ma mai la sua voce si levò contro i macellai in divisa a condannare la disintegrazione di un'intera generazione. Basta e avanza questo a condannarlo. Beh, diciamo che sono parole piuttosto forti per un Papa novello, e io ritengo che questa sia la prima volta che ci sia una opinione pubblica, anche in Italia, che prende apertamente le distanze da un nuovo Papa. Anche se le altre volte c'era molta ipocrisia, molto leccaculismo dietro, ma oggi come oggi c'è poco da fare. Le distanze sono state prese. Ma ci si dice, ma questo personaggio come ha avuto la faccia tosta, come ha avuto il coraggio di accettare passivamente quelle tragedie che noi abbiamo saputo anche in maniera piuttosto diluita, addolcita, pochi film, poche notizie frammentarie qua e là, ma questi uccidevano, questi portavano via soprattutto i giovani e li facevano sparire, molto spesso gettandoli dagli aerei nell'oceano, non senza la benedizione di qualche gesuita che sull'aereo gli dava la benedizione prima che costoro fossero gettati nel vuoto. Ma questo ci ricorda, e con questo vorrei chiudere questo tipo di rievocazione, ricordando il caso di Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, due cittadini romani, i quali in occasione di uno dei tentativi dei garibaldini di entrare in Roma avevano minato una caserma degli zuavi pontifici e uccidendone qualcuno. Questi attentatori furono condannati a morte il 23 novembre 1868. E furono ghigliottinati con molta risonanza a livello internazionale e una presa di posizione, appunto, a livello internazionale contro una crudeltà che all'epoca era già incomprensibile. Calcoliamo che nel 1868
In Italia non c'era più la pena di morte perché il governo italiano aveva recepito una disposizione del Granducato di Toscana che già molto tempo prima aveva abolito la pena di morte. Va a dire che Giuseppe Monti, Gaetano Tognetti avevano un gesuita come confessore, e da aggiungere che l'ultima visita che un messo governativo, chiamiamolo così, governativo, un prete, fece a loro nel comunicare che sarebbero stati subito presi e condotti alla ghigliottina, questo sacerdote comunicò anche loro che stava portando loro la apostolica benedizione del Papa, nonché la indulgenza plenaria. Quindi la prassi di questa gente è sempre stata la stessa. Quando ci dicono qualche cosa in relazione a questo Papa, non ci stupisce affatto, ci stupirebbe il contrario. Questa è la prassi che la Chiesa ha sempre esercitato. Ti penti? Prima ti impicco, poi ti brucio. In compenso, se ti sei pentito, in cielo sarai fra i santi. Se non ti penti, ti brucio senza impiccarti prima. Ma la logica è sempre quella, la logica del potere. Detto questo, che è importantissimo perché ci serve sempre di entrare nella mentalità delle persone, nella logica politica, facciamo una piccola digressione per quanto riguarda la rivoluzione. Quando si parla di rivoluzione, i media, i film, eccetera, fanno sempre vedere la gente che corre per le strade, cioè che fanno ammuina, si dice facite ammuina, no? Che era una regola fissa nella marineria borbonica. Quando una qualche autorità saliva su una nave, quelli che stavano a prua correvano a poppa, quelli che stavano a poppa correvano a prua. Facevano ammuina e nient'altro. Quindi quando noi vediamo un film delle rivoluzioni, noi vediamo della gente che corre per le strade e per le piazze. Non è vero. Le rivoluzioni vanno avanti con estrema lentezza e vanno avanti molto spesso proprio all'interno del palazzo, all'interno dei veri giochi di potere. Facciamo un esempio. La guerra vinta, la rivoluzione, la grande rivoluzione di Giulio Cesare, che fu una rivoluzione fondamentale e trasformò, portò al potere la borghesia romana contro la vecchia aristocrazia, la vera rivoluzione è avvenuta all'interno del Senato. Poi si è combattuto. La guerra civile dei cesariani contro i pompeiani è avvenuta al di fuori, ovviamente, del Senato, anzi, diremo di più, si è combattuta nemmeno tanto in Italia, ma nei paesi controllati da Roma. Si è conclusa però con l'eccidio di Giulio Cesare all'interno del Senato. La stessa cosa è avvenuta all'interno della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese si è svolta essenzialmente all'interno delle camere rappresentative dove si svolgeva il grande gioco della lotta politica, che poi finiva molto spesso con una passeggiatina in una carrozzella e un taglio molto rapido della testa, come abitudinariamente faceva lo Stato Pontificio nei confronti di chi gli rompeva le scatole. Se noi andiamo a vedere le prime connotazioni relative alla presa della Bastiglia, possiamo leggere questa cosa, che è estremamente interessante. Poi parleremo in seguito, in un prosieguo di tempo, parleremo anche delle altre prese di posizione, come si è arrivato poi alla conclusione della Rivoluzione francese con Thermidor e l'assunzione del potere di Napoleone. Ma il quadro era già cambiato, le categorie sociali erano già cambiate, al potere non c'era più l'aristocrazia e il vecchio clero, c'era un nuovo clero più o meno accomodante col potere reale rappresentato da Napoleone diventato imperatore. Ma la vecchia aristocrazia non c'era più, c'era la nuova borghesia che
che poi aveva assunto le caratteristiche puramente formali dell'aristocrazia. Ricordiamoci che i cosiddetti regicidi, quelli che votarono per l'esecuzione di Luigi XVI, morirono tutti con un grado nobiliare, a cominciare da Fouché, ma questo è un altro discorso. La Bastiglia pesava da 5 secoli sopra Parigi ed il popolo aveva le sue buone ragioni per abolirla. Entro quelle muraglie nere, grosse 15 piedi alla cima e 40 alla base, si erano consumate le infamie più atroci. Quando non sciagu uno sciagurato vi entrava, si dava per sepolto. I mandati d'arresto costituivano una grossa rendita perché i custodi della Bastiglia li vendevano a chi era pronto a pagarli. Per un nulla si andava alla Bastiglia e vi si moriva. Latude, che avevo osato scrivere un biglietto d'amore alla Poisson, dama della Pompadour, ganza del re, vi fu messo a marcire per 30 anni. La carica di governatore della Bastiglia veniva comperata a peso d'oro e nell'89 questo posto era occupato dal signor de Launay, uomo arditissimo che ai 60.000 franchi annui del suo stipendio ne aggiungeva altrettanti mercé le privazioni che faceva soffrire ai carcerati. Uomo pieno di coraggio, però non si lasciò intimidire dalle due enormi falangi di popolo, coruscante di armi, che il 14 luglio da due opposte parti investirono la fortezza chiedendone la resa. Siccome erano un arrogante, un pretenzioso, uno che si riteneva forte, ha risposto con la forza invece di trovare un accordo. Primo errore che verrà fatto anche in Italia fra poco. Vi fu. Quando però dalla folla cominciarono le prime fucilate, allora diede ordine agli svizzeri che stavano sulle torri di aprire il fuoco. Una doppia salva di cannonate che uccise molti popolani mostrò agli assedianti a quale pazza impresa si fossero accinti. Vi fu un istante di silenzio, ma passato quel primo moto di terrore, si videro tutte le finestre delle case adiacenti occupate da popolani armati che rispondevano al fuoco col fuoco. Mentre dura questo combattimento da lontano, il popolo si impadronisce del ponte levatoio e penetra nel cortile. E lì fu il massacro. I morti non si contano più. Il furore aumenta fino al parossismo ed in mezzo al fulminare della moschetteria che tempesta le mura del colosso, sodo il fragore di un cannone trascinato sulla piazza e servito dalle guardie francesi. Questo soccorso rianima gli assedianti. Servito dalle guardie francesi, le guardie incominciano a unirsi ai rivoltosi. Ultima considerazione e poi entreremo nel merito un'altra volta. In Italia per decenni si è sempre esercitato il sistema del muro di gomma e non a caso perché è una tecnica molto chiara. Il muro di gomma serve per smorzare qualsiasi urto, più l'urto è forte, più il muro di gomma è funzionante. Non è detto che in questo momento, dove gli schieramenti si vanno irrigidendo, le cose continuano ad andare avanti col muro di gomma. Tra l'altro, abbiamo sempre detto che Bersani è un cretino. Avere l'abilità, l'intelligenza di un Aldo Moro mi sembra proprio che per Bersani sia una pia illusione. Bersani non farà il muro di gomma e men che meno il truffatore usuraio Mario Monti. Quindi questo è già un aspetto. Il secondo aspetto, come avevo detto prima, è che i grillini si identificano con i montagnardi e
nel primo momento in cui cominceranno a sbattere la testa da qualche parte, si incazzeranno. L'ultima cosa che volevo dire è ricordare questo: noi stiamo andando verso la privatizzazione delle carceri, così com'è negli Stati Uniti d'America. La privatizzazione delle carceri significa mettere i carcerati nelle mani di alcuni delinquenti. Ho detto tutto, perché la storia della Bastiglia dice esattamente quello che può accadere. Anzi, ricordiamo il sangue infetto che ha circolato e ha fatto morire tantissime persone in Europa e in Canada, era sangue strappato ai carcerati delle carceri private di proprietà di un tale che con quei soldi del sangue venduto ci ha pagato la campagna elettorale di Clinton. E con questo chiudiamo questa chiacchierata.